L'Università di Teramo guadagna posizioni nella classifica pubblicata annualmente sul Sole 24 Ore che prende in considerazione gli atenei italiani, statali e non, con una risalita sprint dal 55esimo posto al 38esimo nel giro di un solo anno. L'impegno è avere la stessa performance anche per il prossimo anno e quindi riuscire a posizionarci tra le prime 30, io auspico anche una posizione migliore, ma al momento non possiamo che essere davvero soddisfatti per un recupero di posizioni formidabile. La ricerca, pubblicata questa mattina, prende in considerazione vari fattori per la valutazione delle università italiane, non da ultimo il numero degli iscritti ed il supporto costante agli studenti per accompagnarli nel percorso universitario. Siamo al terzo posto, se non ricordo male, per giudizio dei laureati sui propri corsi di studio e questo è un parametro molto importante che entrerà in un futuro immediato anche tra i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti. Siamo tra i primi 15 per sostenibilità dei corsi di studio che, come dire, abbiamo i docenti specializzati nella ricerca in materie presenti nei corsi di studio, materie basse caratterizzanti. Abbiamo delle penalizzazioni che sono le penalizzazioni del sud. Guardando la graduatoria, la cesura è netta fra il centro nord e il centro sud, anzi noi possiamo dire che siamo esattamente nella zona di confine fra le università del nord che si occupano stabilmente i primi posti in graduatoria e le università del sud che occupano purtroppo stabilmente le ultime posizioni in graduatoria. Noi ci troviamo un po' come la nostra regione in una posizione intermedia e l'impegno e l'appuntamento per certi versi il prossimo anno, all'inizio dell'estate del prossimo anno, sperando di poter presentare un ulteriore recupero di posizione.